Si conosce finalmente una data certa per il ritorno di Keyforge? Le speculazioni fatte in passato si riveleranno avere una base certa? E quali sono state le ultime scoperte riguardanti la versione digitale del gioco? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. È oramai più che noto che le speculazioni sull'eventuale ritorno futuro di Keyforge siano di cartello. Ci sono persone che millantano di essere a conoscenza dei piani della FFG, che siano in contatto con il famoso mio cugino che lavora per la casa franco-americana, il quale si sia lasciato sfuggire informazioni altamente top secret, neanche stessimo parlando del segreto degli alieni custoditi nell'Area 51. Ma la verità è un'altra. Nessuno conosce la reale situazione di Keyforge, se non chi realmente ci sta lavorando. Oddio, magari non proprio nessuno, forse quelle due o tre persone ci sono che hanno realmente dei contatti accreditati con i membri dello staff interno e dai quali hanno ottenuto informazioni interessanti da rilasciare a tempo debito. Questo però suona strano, non tanto perché non è compito di questi estranei che tutto sono, tranne che addetti ai lavori, rilasciare notizie, ma allo stesso tempo mi fa pensare che, come al solito, una campagna di marketing perfettamente realizzata sarà ben lungi dall'essere creata. Prima di iniziare, se volete acquistare i prodotti del vostro gioco di carte preferito o gli accessori che renderanno unica la vostra esperienza ludica, vi consiglio di visitare Fantasia Store, dove troverete un catalogo fornitissimo di prodotti pronti a soddisfare ogni vostra singola richiesta. In descrizione troverete il mio referral link che potrete utilizzare per i vostri acquisti. In più, per ogni acquisto che farete, potrete beneficiare anche di un ulteriore sconto del 5% su ogni carrello ogni volta che vorrete, inserendo il codice CROGIOLO5. Utilizzando il referral link, aiuterete anche il canale a portare sempre nuovi contenuti innovativi che tratteranno argomenti riguardanti i vari GCC. E se effettuerete l'ordine entro mezzogiorno, la consegna sarà a casa vostra in 24-48 ore. Cosa state aspettando? Se cercate i migliori articoli, Fantasia Store sarà la risposta. In più, volevo invitarvi ad iscrivervi al canale, dato che molti di voi guardano i video dell'Arconte del Crogiolo, ma non avete ancora cliccato sul pulsante iscriviti. Pensate che se tutti voi lo faceste ora, potremmo raggiungere oltre i 10.000 utenti, quindi il vostro supporto è fondamentale. Datemi una mano a far crescere la community. Basta un singolo click. Ed ora scopriamo assieme se realmente il nostro gioco di mazzi unici al mondo tornerà nella prima parte del 2023 e cosa ho scoperto della sua versione digitale. Andiamo a dargli un'occhiata. Nei giorni scorsi stavo navigando sulla pagina Facebook di Keyforge, quando la mia attenzione è stata attirata inevitabilmente da uno screen estratto dal noto sistema di comunicazione Discord. Il contenuto dello screen riportava una data indefinita, ma che faceva comprendere a chi guardava a quale lasso temporale si stesse facendo riferimento. Q2 2023. Ed è proprio questo dato che ha riacceso in me la voglia di ricercare informazioni, soprattutto concentrandomi su un determinato aspetto. Il post, il quale link vi lascerò in descrizione, con intestazione tradotta in italiano, voci infondate sul ritorno di Keyforge, ha destato l'attenzione di appassionati e non. E qui sul Crogiolo non è che ci siamo sentiti tanto tranquilli, soprattutto sulla versione digitale. Vi spiegherò a breve il perché. E sia chiaro, queste che state per ascoltare sono solamente supposizioni che, personalmente, non mi hanno fatto abbassare minimamente la guardia sul progetto di un eventuale ritorno nel breve periodo del nostro amato gioco di mazzi unici al mondo. Tutt'altro. Questo perché attraverso delle recenti ricerche sono forse arrivato ad una quadra riguardo la piattaforma online che riporterebbe tutto nell'abisso più oscuro degno di ogni reame insondabile. E potrebbe essere la versione più vicina alla verità che possa esistere. Badate bene. Potrebbe, ho utilizzato il condizionale apposta. Facciamola breve senza troppi giri di parole. Nella sezione news del sito Stainless Games, la casa designata per la creazione della versione digitale di Keyforge, ho trovato due post dove si parlava dello sviluppo di un gioco di carte. Cliccando sul primo mi sono reso ben presto conto che,
No, non si parlava del gioco di Garfield, dato che si specificava che il tema del TCG in questione era basato su un noto franchise di cartoni animati per adulti. Cartoni animati per adulti... No, decisamente no. E quindi, tornando indietro, ho optato per la seconda notizia. Qui in effetti dei punti in comune con Keyforge sono stati trovati, come ad esempio la presenza di un partner non annunciato che copre la progettazione e lo sviluppo di un innovativo gioco di carte collezionabile. Vabbè. Basato su un importante franchise televisivo e di libri di fantascienza? Ma sì, dai, si saranno sbagliati! Questo progetto si basa sulla reputazione di lunga data di Stainless Games come leader mondiale dei titoli di TCG e come partner affidabile che stabilisce relazioni solide e professionali e rispetta i tempi rispettando il budget ogni volta. Il titolo basato su Unreal è previsto per il rilascio iniziale nel 2022 su tutte le piattaforme mobili popolari. 2022. Siamo nel 2022. E si è parlato nel post su Facebook del secondo trimestre del 2023. Ho bisogno di riflettere giusto 10 minuti per riordinare le idee. Qui qualcosa non mi quadra. Ok, mi ci è voluto giusto un pelino di più. Ma come già vi ho annunciato, credo di aver trovato una soluzione. A meno che la versione digitale non faccia capolino prima del ritorno del gioco fisico, le date comunicate non combaciano e nel suo annuncio la FFG aveva annunciato l'arrivo della piattaforma online che, al tempo, era in fase di discussione e non di realizzazione. Quindi, di che gioco si sta parlando nella notizia della Stain? In più, oltre ai due comunicati che abbiamo visto assieme, non c'è nient'altro se non il solito post che annuncia un gioco di carte collezionabili che a questo punto potrebbe essere qualcosa di completamente diverso da Keyforge. Ora però, vediamo se anticipate il mio pensiero. La domanda è: dove si trova l'annuncio dello sviluppo della piattaforma online di Keyforge? La FFG e la Stain stanno ancora discutendo i termini di realizzazione e ci vuole realmente così tanto? La risposta è sì, questo perché l'annuncio dello hiatus è stato fatto in data 10 settembre 2021, ma cosa è accaduto di lì a pochi mesi? Nel dicembre dello stesso anno, l'intero ecosistema di Asmodee, FFG inclusa che, ricordate, ha cambiato il nome in Asmodee North America, è stato acquistato per la bellezza di 2,75 miliardi di dollari, due spicci, da niente meno che la Embracer Group. E chi è? La Embracer è una holding che gestisce un gran numero di aziende a tema videoludico, tra le quali troviamo la Square Enix, famosa per la saga di Final Fantasy, la Eidos, Tomb Raider vi dice qualcosa, e altre come la Saber e la Gearbox, che hanno prodotto capolavori come Halo e Borderlands. Ora, se io fossi una holding che ha sotto di sé le migliori case di produzione sul mercato, per sviluppare una piattaforma online di un gioco che ha in gestione una delle mie consociate, affiderei il lavoro ad una software house esterna? Indipendentemente dalla risposta, non credo che vedremo la Stainless sviluppare Keyforge. O magari sì, chi lo sa se sono stati presi degli accordi che hanno vincolato la produzione proprio a favore della creatrice di Carmageddon. Questo non ci è dato saperlo. Ma concludendo, dove voglio arrivare? Se prima avevamo un barlume di speranza con la pubblicazione dei vari annunci su diversi siti sparsi nell'etere, ora con il crollo di quest'ultima ipotetica certezza che si stesse parlando proprio di Keyforge nella news della Stainless Games, siamo ripiombati, come già detto, nel buio più totale. Solo una data ci è stata rivelata, ma come scritto nel post di Facebook risulta essere una voce infondata. Quindi non ci resta che incrociare le dita, ancora una volta, e augurarci che l'anno prossimo, proprio nel secondo trimestre del 2023, la FFG riapra il progetto e faccia finalmente tornare il nostro amato gioco di mazzi unici al mondo a far girare chiavi a quanti più forgiatori possibili. Anche se sapete bene che più tempo passerà e meno interesse ci sarà. E voi cosa ne pensate di questo ipotetico ritorno? Come sempre fatemelo sapere nei commenti.
Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.